I comuni di Galatina e Soleto impugnano gli strumenti tecnologici di ultima generazione per migliorare la comunicazione con i cittadini. Si chiamano app, pane quotidiano dei giovanissimi, mistero per chi non è cresciuto nell'era di internet. Mistero che spiega Alberto Russi, assessore alle attività produttive. Si tratta di un'applicazione, l'app Frontiere 21 è un'applicazione attraverso la quale l'amministrazione comunale fornisce appunto questo servizio gratuito per i cittadini nell'applicazione, quindi i cittadini, quindi le attività commerciali, comunque gli esercenti in genere o chi per esempio deve organizzare un evento piuttosto che comunque il titolare del B&B. Offrono, si auto, diciamo, sponsorizzano, quindi espongono la loro offerta o le loro offerte in maniera totalmente gratuita. È un servizio, un'applicazione fondamentale anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione, perché in questo modo la pubblica amministrazione utilizza questa applicazione per comunicare determinati eventi piuttosto che cambiamenti nella viabilità, e quindi è un vero e proprio social network totalmente gratuito per tutti i cittadini. In un momento in cui tutti i mercati sono in crisi, il mercato delle applicazioni non è certamente in crisi, anzi, si espande a macchia d'olio. Oramai siamo tutti abituati a cogliere le offerte, a comunicare attraverso comunque le applicazioni con smartphone o quant'altro.